La zuppa spezzata è un piatto anche questo molto 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 popolare, nel senso che quando si usava la pasta un tempo rimanevano dei resti della pasta di vario formato, dallo spaghetto al bucatino, allo zito, al fusillo, alla farfalla, qualunque tipo di resti. Ed è tutto evidente che i resti erano di dimensioni così piccole che non potevano essere utilizzati nei piatti cosiddetti standard. Dall'altra parte c'era la parte nobile delle società che usufruiva delle parti nobili del pesce e dunque rimanevano le lische, le teste, le branchie e così via. Ecco, con queste parti si faceva un brodetto che veniva setacciato e con il quale si condiva questa pasta mista, questa pasta spezzata mista, utilizzando il pomodoro, utilizzando l'olio, ovviamente l'olio da noi è, diciamo, l'ingrediente fondamentale, utilizzando l'aglio, utilizzando il prezzemolo, si otteneva un piatto che faccio fatica a descrivere, perché quando ci penso ho l'acquolina in bocca. Viene dalla paranza, cioè nel momento in cui i pescatori usavano il tramaglio, dopo aver venduto il pesce pregiato, rimaneva il pesce rotto, il pesce spezzato, il pesce che non aveva mercato. Quello piccolo veniva fritto, quello un po' più grosso veniva sfilettato e con i resti di questa mangiava la famiglia del pescatore sostanzialmente. Ci sono anche delle versioni un po' più evolute. Ce n'è una che si chiama Quataru, che è tipica dello Ionio, nel quale, diciamo, i pescatori utilizzavano questi resti per cucinare sulla barca quando rimanevano a mare per l'allungamento.